Galacticos di Spina Porta a concludere questa ottava giornata di Centurion League. Il campo, come al solito, è quello del C10 di Roma. Il sorteggio è stato vinto dal di Spina Porta, che sceglie il campo. E allora la prima palla viene mossa dal Galacticos. Pallone giocato in avanti. Avanza il numero 7 Angelini. Parte molto potente, senza trovare però la via del gol. Calcio d'angolo, battuto, c'è deviazione, pallone allontanato, poi il tiro dalla distanza che si alza troppo. Palla buttata in avanti, riconquista di nuovo di Spina Porta. La conclusione a terra, il portiere che in due interventi riesce ad evitare il gol. Lancio lungo della retroguardia del Galacticos, buona la sponda, c'è libero l'attaccante, sul secondo palo il compagno non riesce a trovarlo, poi la conclusione del numero 7 deviata. Pallone giocato centralmente, calcia il numero 8, attenzione di buca al difensore, non riesce nel tapin. Rimessa laterale di Spina Porta, forse controfallo, l'arbitro lascia proseguire, arriva il tiro che termina fuori. Chiama la rimessa il giocatore del Galacticos, l'arbitro gliela concede, può calciare il numero 4, fa di collo in torsione. Ancora il risultato fermo sullo 0-0. Prova adesso la sventagliata con la palla che prende una traiettoria insidiosa. Ed è ancora Camponeschi. Manca il controllo, qua il giocatore del Galacticos continua a lottare il numero 7 e poi si immola il difensore deviando in calcio d'angolo. Preziosissimo intervento del difensore del Galacticos, quando però ancora il di Spina Porta ad attaccare. Lo fa con questo tiro deviato e arriva al gol dell'1-0. Beffa per i ragazzi del Galacticos con questa conclusione che viene deviata di ginocchio dal difensore capitano del Galacticos ed è dunque 1-0 di Spina Porta. Il secondo tempo con i ragazzi in maglia nera che devono inseguire il risultato. Camponeschi se la muove con il tacco, Angelini, la palla per nessuno, calcio d'angolo sul secondo palo, stacca il numero 5, deve allontanare adesso il centrocampista del Galacticos, non ci riesce, parte allora la conclusione del numero 8 che è un fulmine, un missile che non lascia scampo al portiere avversario e dunque la marcatura del 2-0. Conclusione che da calcio d'angolo viene deviata in rete, c'è stato il tocco con l'interno piede del numero 9, 3-0 di Spina Porta, risultato che si fa più largo adesso in questo finale di partita. Calcio di punizione, va la conclusione, ci prova ancora il dis, risultato di 3-0, Camponeschi. Calcia Camponeschi, si distende bene il portiere, deviando in calcio d'angolo, battuto adesso, forte la sua terra, il pallone allontanato, solo per un momento, va di nuovo al numero 8, la deviazione, ci sarà forse di nuovo calcio d'angolo. Calcio di punizione per Galacticos, spalla sul secondo palo, vola Pellegrini, deviando in calcio d'angolo, ultimi sprazzi di partita, con il portiere del Dispri che vuole mantenere la porta inviolata. Rischia qua con questo passaggio in orizzontale, poi se la cava bene il difensore del di Spina Porta, ultima sgroppata forse per lui, pallone in verticale, la girata fuori, non arriva il gol qui, calcio di punizione, parte dalla distanza, palla insidiosa, molto tesa, che termina fuori, giostra il pallone il Galacticos, ma non c'è più tempo, arriva il triplice fischio dell'arbitro, finisce la sfida per 3-0 in favore dei ragazzi del di Spina Porta contro il Galacticos, che però hanno venduto cara la pelle.